Buonasera a tutti gli amici di Centro Studi Dialogo, sono Giovanni Roversi, il presidente di questa associazione e questa sera sarò io a condurre in prima persona questo incontro sul web. Come ben sapete è in uscita il nuovo numero del nostro trimestrale edito dalla nostra associazione, Dialogo Euroregionalista, e in questo appuntamento desideriamo illustrare a tutti coloro che ci seguono i contenuti di questo primo numero del 2021. Come ospite sarà una figura che conoscete benissimo perché solitamente è il conduttore dei nostri incontri sul web e è anche il responsabile della redazione, ovvero Alberto Schiatti, che saluto. Ciao E Alberto. grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo. No, no, grazie a te, visto che sei tu l'ospite di tutti gli incontri, l'ideatore, quindi il ringraziamento sicuramente va a te prima di tutto. Allora, niente, per tornare a parlare con i nostri spettatori, cederò la parola ad Alberto man mano che procederemo nell'analisi degli articoli pubblicati. Partiremo quindi, direi, dalla prima cosa che potete trovare quando prendete in mano la rivista, che è chiaramente la copertina. Come sanno i nostri associati, o chi comunque ci segue sui social, le nostre copertine non sono semplicemente fini se stesse, ma hanno una storia e cercano anzi di raccontare quello che poi qualcuno troverà all'interno del numero, chiaramente. Quindi la prima domanda che farei ad Alberto è di parlarci di questa nostra copertina di questo numero e spiegarci chi l'ha creata e soprattutto cosa c'è dietro la copertina di questo primo numero del 2021. Sì, come giustamente dicevi tu, le nostre copertine non sono semplicemente un qualcosa che confeziona, diciamo, che contiene la rivista, ma hanno sempre dietro di sé una storia, hanno un significato ben preciso e normalmente si riferiscono a rotazione alle varie nazioni dell'Europa. Che noi trattiamo e approfondiamo. Questa, come tutte quelle dell'ultimo anno, è stata creata da Jan Lorek, un nostro amico grafico professionista, tra l'altro un bretone che vive in Corsica, quindi diciamo che assomma in se stesso molte delle peculiarità del nostro mondo. E questa copertina in particolare l'abbiamo dedicata ai Paesi Baschi. E a un personaggio che tratteremo all'interno della nostra rivista con un'intervista, con un articolo che è un po' l'articolo clou. Sono tutti ovviamente importanti e sono tutti secondo noi meritevoli di lettura, però questo è un articolo particolare e stiamo parlando di Josu Urrico Etxea, scusate, i nomi baschi, i cognomi baschi non sono molto Esatto. semplici da pronunciare, che è un esponente della militanza basca. Questa diciamo che è la nostra copertina, come al solito la quarta di copertina, è dedicata agli amici del Sud Tirolo e a quell'esposizione che esiste nella città di Bolzano, che ricorda gli uomini del BAS e la loro attività. Bene, bene. Passiamo quindi, dopo aver finito la spiegazione delle copertine, agli articoli, al vero e proprio della rivista. Solitamente la rivista viene aperta con l'editoriale del direttore della rivista, Gianluca Marchi. È così o dobbiamo aspettarci qualche sorpresa in questa occasione? E se sì, quale sarà l'argomento di Dunque, questo no, no, editoriale? diciamo nessuna sorpresa. Il nostro direttore Gianluca Marchi ha scritto anche l'editoriale di questo numero e tratta l'argomento che a lui è molto caro e che definisce la madre delle battaglie indipendentiste del continente europeo, cioè la questione catalana. E approfondisce in questo articolo due degli aspetti recenti,
della questione catalana, cioè innanzitutto il voto che c'è stato per quanto riguarda le elezioni dell'autonomia, le elezioni per il Parlamento catalano, che hanno visto la vittoria del fronte indipendentista, e il secondo invece un aspetto estremamente negativo che noi abbiamo già trattato anche sui social, ma che giustamente lui approfondisce, è quello della revoca dell'immunità parlamentare ai tre europarlamentari catalani. Una cosa estremamente negativa, anche perché è stata presa dal Parlamento europeo, che dovrebbe essere l'organo elettivo di tutti gli europei. In questo caso praticamente il Parlamento europeo è andato contro non solo le proprie prerogative di libertà e di democrazia, ma anche contro l'espressione di voto di più di 1 milione di elettori catalani. Quindi giustamente il nostro direttore si ferma su questo punto e lo approfondisce alla sua solito modo. Assolutamente sì, è un punto veramente importante, perché potremmo, senza dover star qui a dilungarci troppo perché non è l'argomento di questo incontro, però è sicuramente uno spartiacque, probabilmente anche per quelle che sono le rivendicazioni o quello che semplicemente avranno da proporre alla gente i partiti indipendentisti in futuro, perché purtroppo, per adesso almeno, la revoca dell'immunità parlamentare a 3 eurodeputati non è una cosa semplice e può gettare addirittura delle ombre su quello che è comunque l'approccio dei vari partiti indipendentisti verso proprio l'Unione Europea stessa. Quindi è uno spartiacque veramente importante che merita un approfondimento da parte di chi come noi studia questo tipo di fenomeno, e vedremo, sicuramente leggeremo quello che il nostro direttore ha da dire, e sarà probabilmente uno spunto per tutti noi per ulteriori riflessioni. Mentre prima hai accennato un articolo, sempre l'importante, che troviamo nella prima parte della rivista, ovvero dopo l'editoriale. A cosa ti riferivi particolarmente? Dunque, mi riferisco a un qualcosa che onestamente ci riempie di orgoglio, perché abbiamo praticamente tradotto per primi e fino ad oggi in esclusiva nella lingua italiana un'intervista che è stata pubblicata recentemente, nei mesi passati, dal quotidiano Berria, che è l'unico quotidiano in lingua basca che viene pubblicato appunto in quei territori. E a questo punto, tra l'altro, vorrei ringraziare pubblicamente Marcello Ottamendi, che è il direttore di Berria, oltre a essere un personaggio, un esponente molto importante del mondo e della storia editoriale basca e del mondo indipendentista basco, che ci ha concesso il permesso di pubblicazione di questo articolo, di questa intervista. Praticamente un loro bravo collaboratore si è recato nei mesi scorsi, appunto nel dicembre scorso, a Parigi, dove vive il rifugiato Josu Urriti Coecea, scusate ancora, e mi scusi soprattutto lui, che è, spiego, l'uomo che fisicamente ha letto negli anni scorsi il famoso comunicato in cui ETA, l'organizzazione armata basca, abbandonava la lotta armata e praticamente dichiarava il suo scioglimento. Quindi un protagonista di quell'episodio, ma non solo. Questo importante militante basco è stato anche uno dei più importanti negoziatori in tutti quegli incontri clandestini, segreti, che si sono stati negli anni precedenti fra lo Stato spagnolo e dei rappresentanti dello Stato spagnolo e dei rappresentanti della formazione ETA. Incontri che si sono svolti nei luoghi più disparati, in Europa, i primissimi ricordiamo ad Algeri, poi in giro per l'Europa, in Svizzera,
e che sono stati patrocinati da un'organizzazione che ha sede a Ginevra che si occupa appunto di risolvere i conflitti internazionali. Quindi direi che questa sua testimonianza è importante perché riscrive, apre la luce su tutta questa serie di incontri, ci racconta nei più minimi particolari anche come sono stati organizzati, gestiti questi incontri e ci illustra veramente qualcosa di importante che è successo negli ultimi decenni di attività della formazione ETA. Ripeto, aver ottenuto questa intervista, la pubblicazione di questa intervista, ci riempie di orgoglio perché è un passo importante, vuole dire che tutta quella rete di contatti che abbiamo in questi anni, in questi pochi anni di attività, cercato di costruire attraverso l'Europa per appunto avere collaboratori, articoli, avere tutto questo tipo di materiale, sta veramente cominciando a funzionare. Se un importante quotidiano basco, nella persona del suo direttore, è tra l'altro felice ed entusiasta che venga pubblicato da noi questo articolo, significa veramente qualcosa. Sì, è un ottimo riconoscimento sicuramente per quello che è l'attività nel raggio d'azione di dialogo. Chiaramente non è un punto di arrivo, ma possiamo dire che è un punto di inizio, anche se sono cose che abbiamo sempre fatto, ma questa è sicuramente una cosa che dà ulteriore merito al lavoro fatto in questi anni e sicuramente è un punto, come dicevo prima, di inizio per i prossimi articoli e per il materiale che riusciremo comunque ad avere nei prossimi numeri della rivista. Per questo si conferma comunque un punto che vuole significare comunque che l'attività del centro studi e della rivista avrà sempre una parte importante con questo tipo di materiale, con questo tipo di analisi non scritte da collaboratori della rivista, ma potrà godere anche insomma di materiale donato da altri per aumentare il bacino di scritti che chiaramente altrimenti sarebbero solamente fermi in un certo punto, come dicevamo prima, nei Paesi Baschi. Sono molto contento di questo risultato che la redazione è riuscita a portare a casa, diciamo, e speriamo che sia veramente il punto per un qualcosa di più in futuro. Quindi, facendo ancora i complimenti per questo risultato, volevo chiederti cos'altro abbiamo invece come analisi di collaboratori o comunque di simpatizzanti del nostro centro studi che abbiamo pubblicato. Dunque, dopo appunto questa intervista, ci trasferiamo in Sardegna. Ci trasferiamo in Sardegna grazie a un articolo dell'amico Andrea Pili, il quale si occupa di un aspetto un po' particolare. Ovviamente lui analizza sempre tutto quello che riguarda i rapporti fra lo Stato italiano e la popolazione, la nazione e il territorio sardo. Ecco, qui ha accentrato la sua attenzione su un qualcosa di veramente un po' particolare, e cioè sulla Brigata Sassari, che, come molti dei nostri ascoltatori sapranno, è un reparto dell'esercito italiano e intorno al quale si è enfatizzato un po' il concetto della razza guerriera sarda. Cioè è un reparto che fu utilizzato purtroppo per i suoi componenti a partire dalla Prima Guerra Mondiale e fu onestamente spesso mandato al massacro,
E si creò questo mito di questa razza guerriera sarda che avrebbe fatto con gioia parte delle armate dello Stato italiano e avrebbe costituito una delle sue punte di diamante. Ora, Andrea giustamente contesta questo punto di vista, giustamente secondo noi ovviamente, perché appunto vede tutta questa vicenda come un ulteriore esempio della colonizzazione che è stata fatta dallo Stato italiano e che continua sulla Sardegna, una colonizzazione sotto tutti gli aspetti, appunto colonizzazione sotto l'aspetto militare, colonizzazione culturale, colonizzazione sociale. Ecco, io trovo che è un articolo estremamente interessante e quindi abbiamo deciso di pubblicarlo, anche perché poi è molto ricco di riferimenti bibliografici e quindi chi lo legge può anche ulteriormente approfondire questo tema che riguarda la Sardegna. Mentre invece l'articolo dopo mi pare sia un articolo che torna su fatti che sono recentemente avvenuti e dei quali magari la stampa italiana non ha dato un'adeguata spiegazione approfondita, specialmente per quanto riguarda ciò che successe in Catalogna. Quindi l'articolo di cosa parla? Ti chiedo un piccolo riassunto chiaramente. Dunque, ritorniamo in Catalogna con uno dei nostri autori preferiti, è il professore, uno storico catalano, il professor Xavier Diez, il quale affronta un tema differente da quello del direttore, e cioè parte dalla questione dell'arresto del rapper catalano Pablo Hasél, avvenuto anche questo recentemente, e parla poi soprattutto di quelle nottate di proteste sfociate in incidenti, sfociate in scontri con la polizia autonoma catalana, che hanno visto migliaia, decine di migliaia, soprattutto di giovani, scendere in piazza. Ora, questi ovviamente lo Stato spagnolo ha avuto un gioco facile nel descrivere questi incidenti come causati da una frangia di violenti, di gente che voleva semplicemente creare danni e fare tutte queste azioni di carattere appunto violento e basta. Ovviamente la visione, l'analisi del professor Diaz è diversa. Innanzitutto passa attraverso l'analisi del comportamento della polizia autonoma catalana, della quale, la cui revisione, un cambio di atteggiamento, una revisione proprio anche degli organici, viene sempre più chiesta, sempre con maggiore forza, sia dai partiti indipendentisti catalani, sia dalle entità sociali come possono essere Assemblea Catalana, Òmnium Culturale e molte altre. Per le derive, diciamo, di carattere autoritario che sono man mano intervenute in questa che dovrebbe essere la polizia dei catalani, insomma. E poi approfondisce anche il concetto di questa gioventù, che non è violenta per se stessa, ma semplicemente è uno striscione. È stato molto significativo durante queste nottate. Abbiamo capito che con la via democratica non otterremo mai nulla, cioè la delusione profonda di questa gioventù che negli anni scorsi ha accettato di comportarsi in un modo democratico, di manifestare in modo non violento, eccetera, e che però vede che la soluzione del problema non arriva e quindi comincia a pensare che sotto le forme perseguite negli ultimi anni non si arriverà mai a nulla e utilizza altre forme. Ecco, io direi un articolo interessante proprio perché giustamente, come accennavi tu, Giovanni, anche ovviamente la stampa italiana
si è adeguata alla grande stampa spagnola, come spesso avviene, non mandando degli inviati, delle persone, degli osservatori sul territorio, ma semplicemente traducendo le veline che arrivavano da Madrid o dei grandi quotidiani spagnoli. Ecco, sono temi da approfondire, bisogna cercare, come noi diciamo sempre col nostro motto, conoscere per capire, cioè le cose non avvengono mai per nulla o per motivi inutili e sciocchi. Bisogna cercare di capire questa fascia giovanile delusa dal sistema capitalistico che ha imperato negli ultimi anni, delusa dalla società in generale e che cerca altre forme di protesta. E noi in questo appunto abbiamo dato spazio a questo articolo perché qui troviamo delle risposte, secondo noi. Benissimo. La parte centrale della rivista, come sempre, è occupata dalla nostra graphic novel, la quale abbiamo la possibilità di pubblicare per la traduzione in lingua italiana, ovvero Libera Me, che comincia con la prima puntata di questo terzo volume. Puoi riassumere di cosa si tratta il numero che vedranno i nostri iscritti? Certo, come i nostri iscritti sanno benissimo e comunque chi ci segue appunto anche sui social, perché spesso pubblichiamo delle immagini, dei riferimenti, noi abbiamo trovato che una delle forme moderne, più moderne, più attuali per raccontare la storia, per raccontare anche l'attualità, sia quella della graphic novel, una cosa che in tutta Europa ha un grande successo, in Italia un po' meno. Vorrei ricordare che se una persona va in una libreria qualsiasi, per esempio della Francia, trova scaffalature intere piene di graphic novel dedicate alla storia del popolo, della storia del territorio e in generale ai problemi anche sociali. E questo avviene un po' in tutta Europa. Allora noi partiamo con questo numero, con la pubblicazione della prima puntata del terzo volume di Libera Me. Che cos'è Libera Me? È una graphic novel con i testi scritti dal nostro carissimo amico Federico Bertocchini, uno storico giornalista di Ajaccio in Corsica, e che con la sua squadra di collaboratori, in questo caso anche con un autore irlandese che ha collaborato con lui e con i suoi grafici, con i suoi disegnatori, ci racconta l'avventura, una storia che si svolge parallelamente, diciamo, in Corsica e in Irlanda, e che ha come protagonisti due giovani indipendentisti, due giovani militanti delle due nazioni. E questa storia viaggia parallelamente, cioè questi due giovani agiscono parallelamente, inseriti in quelli che sono stati gli anni più caldi della contestazione, della lotta di liberazione delle due nazioni. Sia chiaro, è un racconto di fiction, ma non è una fiction vera e propria. I personaggi hanno dei nomi chiaramente di fantasia, e le storie sono delle storie di fantasia per quanto li riguarda, ma sono incuneati perfettamente e con rigore storico proprio nella storia, appunto, in quanto è avvenuto nelle due nazioni che trattano. Quindi è direi veramente un importante documento, perché ci ricorda la storia e nello stesso tempo ci fa vivere piacevolmente l'avventura di questi due giovani. Ottimo. Mi pare che l'articolo successivo invece si occupi di un argomento molto scottante e difficile da proporre, ma anche da studiare o da capire, ovvero per tutte le nazioni. Di che argomento ne parliamo? Dunque, è un bellissimo contributo che ci ha fatto avere il nostro collaboratore bretone Bertrand de Leon, personaggio molto conosciuto perché sono decenni che si occupa
del mondo dell'indipendentismo, della difesa anche dei prigionieri politici, del mondo culturale bretone, e tratta un argomento, un tema che sta diventando comune, almeno dal nostro osservatorio, in molte delle nazioni che noi trattiamo, cioè quello della devastazione ambientale e del cambiamento, anche dei cambiamenti sociali che tutto questo determina, una devastazione che ha due aspetti, sia l'aspetto del, come viene chiamato in Francia, tout tourisme, cioè del portare a una società variare il suo aspetto tradizionale, sociale e economico per puntare esclusivamente sul turismo e sul turismo di massa. Un problema che sta avvenendo soprattutto, lo vediamo anche in Sardegna, lo vediamo in Corsica, lo vediamo nei Paesi Baschi, dove i centri delle città sono stati hanno cambiato completamente faccia, e ci sono le proteste sempre più forti degli abitanti tradizionali. Un altro aspetto interessante che riguarda soprattutto la Bretagna, che ricordiamo è molto vicina a Parigi, è un aspetto di ripopolazione, diciamo, della Bretagna da parte di ceti medi o medio-alti che da Parigi acquistano delle seconde case e praticamente si trasferiscono per pochi mesi. Se uno gira la Bretagna durante i mesi invernali avrà la sorpresa di vedere che i tre quarti delle abitazioni hanno le porte chiuse, le finestre sbarrate, eccetera, perché praticamente sono riservate a queste persone. Il problema non è solo questo, il problema è appunto, tra l'altro, della speculazione edilizia che va incontro a questa esigenza, ma è anche quello anche del cambio sociale, cioè queste sono persone, per l'amor di Dio, non abbiamo nulla contro di loro, però che con la loro presenza stanno cambiando anche proprio l'aspetto sociale della Bretagna. Noi sappiamo che le popolazioni di alcune aree hanno determinate caratteristiche, amano fare un certo tipo di vita, vivere secondo le loro tradizioni. Ecco, questo inserimento di popolazione che arriva da altre parti e che spesso, soprattutto ecco, per quanto riguarda la Bretagna, non si fonde nel mondo tradizionale e nella società tradizionale del luogo, sta creando grossi problemi. E l'amico Bertrand de Leon ce li elenca in questo articolo ed elenca quelle che secondo lui possono essere le soluzioni. È una cosa che probabilmente approfondiremo anche nel futuro, perché, come ripeto, è un aspetto, è una questione che sta avvenendo da moltissime parti, soprattutto per quanto riguarda appunto il discorso dello sfruttamento turistico intensivo, e che sta modificando completamente l'aspetto fisico e sociale dei territori. Ottimo, ottimo. Passiamo oltre, parlando invece di Irlanda, ma da un punto di vista storico, a quanto pare. Sì, parliamo di Irlanda, parliamo di storia di Irlanda, parliamo nello specifico di Nord Irlanda, e torniamo ai primi decenni del XX secolo. Anche qui abbiamo già trattato queste questioni, la storia dell'Irlanda, molti le hanno trattate, e noi come sempre cerchiamo di utilizzare una lente di ingrandimento un po' particolare, di sottolineare degli aspetti che pochi hanno trattato finora. In questo caso pubblichiamo un articolo di Kieran Glennon, che è un irlandese che si occupa di analisi storiche, ma soprattutto sotto l'aspetto sociale. Ora, lui è andato a fare delle ricerche approfondite in archivi, per esempio negli archivi di richieste di pensioni di ex combattenti, di pensioni di guerra, che riguardano lo Stato irlandese e quindi anche le province del Nord Irlanda. E ha trovato
ha fatto un'analisi praticamente sulla composizione sociale delle formazioni appunto dei primi anni 20, dei primi anni del secolo XX, dell'Irlanda in generale, dell'Irlanda del Nord in particolare, e cioè si è posto la domanda: ma a quale categoria sociale appartenevano questi militanti dell'IRA, dei reparti femminili combattenti e ausiliari? E la cosa ci riserva un po' delle sorprese, perché ci hanno sempre definito questa situazione, ci hanno sempre definito questa lotta di liberazione come portata avanti dalle classi meno abbienti e dalle classi meno istruite, dalle classi più povere. Ecco, questa analisi dello storico irlandese ribalta, con grafici anche che illustrano le percentuali, ribalta questa situazione. Molti dei militanti e anche degli ufficiali di questi reparti e di queste formazioni che hanno lottato per l'indipendenza dell'Irlanda appartenevano in realtà a delle classi con istruzione, a delle classi di medio livello. E quindi, ecco, io consiglio veramente la lettura di questo articolo, perché proprio ribalta dei concetti che fino ad oggi abbiamo dato per definiti. Bene, in seguito vedo invece che parliamo di un argomento che indirettiamo con il Libera Me, ovvero le graphic novel. Sì, 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 ecco, proprio per sottolineare questo aspetto di modernità e di attualità della graphic novel e di espansione dell'analisi dell'importanza della graphic novel nel mondo dell'indipendentismo europeo, pubblichiamo un bell'articolo che ci ha fatto avere un nostro collaboratore dalla Galizia, si chiama Xulio Garballo, che ha scritto tra l'altro un libro, ha curato delle mostre itineranti, ovviamente nei periodi in cui era possibile fare tutta questa attività, e questo articolo è dedicato ai dei disegnatori, a degli autori di graphic novel che 50 anni fa hanno iniziato a proporre appunto questa loro forma di arte, questa loro attività, trattando i temi sociali, allora ovviamente dell'emigrazione forzata del popolo a cui era costretto il popolo gallego verso i grandi centri, verso Madrid, verso le grandi città, e allo sfruttamento dello Stato spagnolo nei confronti della Galizia, che già allora ovviamente avveniva, e appunto a tutte le proteste di carattere politico, sociale. Ricordo che già allora, furono fatte, perché un editore si appassionò a queste cose, cominciò a pubblicarle, e furono organizzate già allora delle mostre dei disegni di questi grafici galleghi sul territorio della Galizia, proprio per informare sempre di più la popolazione, per proprio far capire alla popolazione cosa si nascondeva dietro all'occupazione spagnola, al regime spagnolo. Queste mostre furono addirittura fisicamente attaccate da esponenti e da organizzazioni del franchismo e del post-franchismo. Quindi diciamo che già solo quello denota l'importanza del messaggio politico e sociale. Ecco, Xulio Garballo ha analizzato i primi autori di questa diciamo tradizione della grafica politica, di protesta politica e sociale gallega. Oggi ricordiamo che praticamente quasi tutti i mezzi di stampa, le riviste, i quotidiani, eccetera, galleghi, ospitano delle graphic novel spesso di questo genere. Quindi diciamo che in questo articolo abbiamo tracciato
la storia di 50 anni di graphic novel galleghe di protesta politico e sociale. Ottimo, ottimo. Vedo che ci stiamo incamminando verso la fine sia di questo incontro, ma anche del numero. Però manca ancora qualcosa che ci devi illustrare. Sì, diciamo che ci trasferiamo in un'altra nazione che in questo momento sta creando un po' di problemi, cioè sappiamo che nel Regno Unito il pericolo maggiore lo rappresenta per l'unità, diciamo, forzata del Regno Unito, il pericolo maggiore in questo momento lo rappresenta la Scozia. Però anche dagli articoli dei nostri collaboratori nei numeri passati abbiamo cercato di capire come anche per esempio il Galles, nel Galles ci sia un risveglio potente di rivendicazione, di autodeterminazione, di indipendenza. Forse anche proprio a traino, prendendo esempio dalla Scozia, da quanto è avvenuto in Scozia. E a questo punto abbiamo deciso di pubblicare un articolo di uno dei portavoce storici, di uno dei primi portavoce di un'associazione che si chiama Yes Cymru, che è un'associazione, non è un movimento politico, è un'associazione che ha cercato di coordinare l'organizzazione di tutto il movimento, di tutte le persone che man mano si avvicinavano al mondo dell'indipendentismo gallese, e di fungere anche un po' da stimolo nei confronti dei partiti politici che rappresentano il popolo gallese e che a loro volta sono quelli che devono portare avanti invece la proposta politica. È un articolo, diciamo, molto colorato, perché abbiamo pubblicato un po' di immagini di queste manifestazioni organizzate da Yes Cymru, che loro stessi definiscono manifestazioni colorate, piene di colore. Ricordiamo che la bandiera del Galles storica, con il dragone rosso in campo bianco e verde, è in se stesso una bellissima immagine colorata. Ecco, le loro manifestazioni sono queste: manifestazioni gioiose, manifestazioni civili, democratiche, assolutamente non violente, piene di musica, piene di colori, piene di gioia, che coinvolgono famiglie intere, tutti gli strati della popolazione. Ecco, un bel esempio. Ecco perché abbiamo deciso di pubblicare questo articolo come, diciamo, articolo conclusivo della rivista, perché è un mondo che secondo noi va osservato con molta attenzione. Perfetto, arriviamo quindi alle nostre rubriche abituali, ovvero quelle dedicate alle segnalazioni editoriali e quelle invece dedicate alla poesia in lingua. Cosa troveremo in queste due sezioni conclusive della rivista? Dunque, come al solito, noi cerchiamo di fare una selezione, chiaramente lo spazio è quello che è, cerchiamo di fare una selezione di quelli che secondo noi sono interessanti uscite editoriali dei vari territori. In questo numero troverete per esempio l'uscita che lo Sinn Féin irlandese ha dedicato al quarantennale dei martiri morti per sciopero della fame, a Bobby Sands in particolare. Troverete un libro di storia che parla della storia della Sicilia, troverete un libro che parla di Catalogna, insomma delle uscite che secondo noi meritano degli approfondimenti. Poi c'è la sezione poesia di lingua, le due poi in lingua, due pagine finali della nostra rivista che in tutti i numeri dedichiamo a un brano in lingua, ovviamente per quanto possibile con la traduzione in lingua italiana per far meglio comprendere il testo ai nostri lettori. In questo caso siamo sempre in Catalogna, perché vogliamo ricordare Joan Margarit, che è un grandissimo poeta catalano e diciamo di tutta la penisola iberica. È un autore che ha avuto
decine, centinaia di premi per la sua attività. Tra l'altro, detto per inciso, faceva l'architetto come professione, quindi proprio veramente un amore spontaneo e disinteressato per la poesia. E ha pubblicato decine di libri di testi poetici e noi abbiamo centrato la nostra attenzione su una poesia che si chiama La Libertad, la libertà, perché ci sembra un giusto omaggio a questo uomo libero, a questo uomo che ha sempre lavorato per la propria terra, per la propria lingua e per la libertà proprio del proprio popolo. Ecco, con questo direi che ho concluso l'analisi della la presentazione, questa breve presentazione del nuovo numero. Allora siamo proprio giunti al termine. Alberto, ti ringrazio in quanto responsabile della redazione che anche questa volta sei riuscito a creare un numero di sicuro interesse. E a nome dell'associazione vorrei ringraziare chiaramente tutti gli autori che danno il loro contributo con questo numero, ma anche nei numeri passati, ci danno la possibilità di estendere, di far leggere il loro lavoro anche magari in nazioni dove non potrebbero mai arrivare. Chiaramente adesso devo fare un invito per chi ci segue, per chi magari sta seguendo questo video sui social network come Facebook o su canali come YouTube, quindi di iscriversi al Centro Studi Dialogo, sia per ricevere la rivista del quale abbiamo parlato stasera, ma anche proprio per permetterci di continuare con la nostra attività, perché come forse non sapete, ma ve lo diciamo ora, l'associazione non riceve nessun contributo pubblico. Questo per noi è un vanto, perché chiaramente ci permette di essere completamente indipendenti e di rendere conto a nessuno di quanto pubblicato. Quindi ci appelliamo a tutti coloro che sono appassionati per queste tematiche, voi per la lotta per il diritto all'autodeterminazione, per la libertà di tutti i popoli, anche solo per leggere qualcosa di più riferito all'identità dei vari popoli, che credetemi non troverete da nessun'altra parte una rivista che possa racchiudere tutte queste tematiche in una. Come vi dicevo, quindi iscrivetevi all'associazione, ma supportate anche le pagine social, quindi magari Facebook, iscrivetevi anche al nostro social network Twitter, ma anche su YouTube, se possiamo chiedervi il piacere di iscrivervi e di condividere il materiale che trovate, sicuramente non costa nulla, ci farete un grosso piacere. Ringrazio nuovamente il responsabile della redazione Alberto Schiatti e nulla, chiudo qui questo video augurandovi una buona serata e vi invito a rimanere collegati, guardare i video precedenti e aspettare quello nuovo della prossima settimana. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata anche a te Giovanni e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.